arrivate a Parma, ci siamo cambiate, sono vestite adesso in modo normale e merenda. E alle 5:30 ho l'intervento. Adesso sono le 4, quindi facciamo un giro in centro, vediamo Parma e poi faccio l'intervento e poi a casa. Stasera arriverò a chissà che ora, però so già che cosa voglio. Grazie. L'hai preso? Abbiamo preso io croccante ai semi di zucca. Io croccante alla nocciola. Io adesso voglio assaggiare quelle semi di zucca. Ah, gli ingredienti sono soltanto semi di zucca e sciroppo di riso. Com'è? Dietro di te si stanno divertendo. Oddio. Buono, sembra tipo torrone. Buono. Sì, un parolino, signorina. Mi spiegherò tutte io. Vuoi assaggiare? Mangia, mangia. Inside lane, missing exits, include to the pavement, between the lines, I keep my gaze straight ahead, as the last stop flies by, no more waiting for the gun to fire, no more walking through revolving doors, I've gone around once, and I don't need to go around anymore, break away, forget your sober case, stop dwelling on empty words, stop stalling in the doorway, and cancel the cruise control. Gola. Ora parleremo di riscoprendo il gusto di mangiare all'anoressia alla vita con Silvia Fasciano, il dottor Stefano Mazzacurati e Ilaria, che è una giornalista. È una giornalista. Scusatemi tanto, però la testa ormai non c'è più. Prego. Allora, come introduceva il nostro volontario, oggi in quest'area che è stata chiamata Area Buono per Te, parleremo di disturbi del comportamento alimentare. Non vogliamo farlo però in un modo troppo accademico, anche perché abbiamo in realtà una testimonianza molto preziosa, perché è la testimonianza di Silvia, appunto, che è una star, una web star che conoscete tutti, e quindi noi siamo felicissimi di averla qui. La sua bellezza illumina il chiostro, ma abbiamo anche la bellezza del sapere del professor Mazzacurati, vero, del dottor Mazzacurati? Sì, certamente, che ci aiuterà, insomma, ad inquadrare le cose da un punto di vista invece più serioso. Silvia, vorrei che tu raccontassi un po' quella che è la tua esperienza e che adesso, devo dire, hai messo a disposizione di tanti ragazzi, veramente di tantissimi ragazzi. Abbiamo solo il microfono per di capire, quindi prof, ecco. Allora, la mia storia inizia nel 2011, quando ho incominciato a non mangiare. Piano piano ho deciso di togliere prima il pasto, il pranzo, poi il pranzo magari io mangiavo a scuola e quindi magari avevo cioè la pasta con l'insalata e la mela, quindi prima, cioè, ho tolto la pasta, poi ho tolto l'insalata, poi ho tolto la mela, praticamente alla fine sono arrivata a togliere sempre di più, fare cose che adesso ripensarci mi vengono un po', cioè, i brividi, un po' di tristezza, perché comunque tornare a casa e non potevo farlo sapere ai miei che non avevo mangiato la pasta, quindi passare prima, fermarmi al cestino più vicino a casa e buttare via tutto, oppure buttare tutto nel lavandino o nel gabinetto della scuola, quindi
E da lì è stato un continuo scendere, togliere, fino a che a circa aprile dell'anno dopo, nel 2011, era innegabile. Diciamo che verso Pasqua ho dovuto confrontare i miei, perché comunque Pasqua è un po' un momento in cui, cioè, tutte le riunioni di famiglia erano comunque fonte di ansia, e lì non sono riuscita a reggere, e quindi lì sono esplosa, ho raccontato tutto, e da lì i miei mi hanno portato, io abitavo a Firenze quel momento, mi hanno portato in un centro di studi alimentari, dove mi hanno seguito, solo che io pensavo di non meritarmi tante attenzioni, quindi psicologi e nutrizionisti, anche perché comunque costavano, quindi 90 euro di una visita, 60 euro dell'altra, quindi a botte 150-200 euro, mi sentivo un ulteriore peso sui miei, quindi ho chiesto di non essere più seguita, promettendo di cercare di guarire da sola. Ho resistito un po' l'estate, più portata dal fatto che a settembre del 2012 cominciavo l'università e io volevo andare a studiare all'estero, infatti poi sono riuscita ad andare ad Amsterdam a studiare, perché volevo cercare, cioè volevo fare di tutto per arrivare alla mia indipendenza e allontanarmi dai miei, perché i miei erano coloro che mi controllavano, quindi io più li stavo lontano, per me meglio era, potevo fare quello che volevo. E alla fine mi sono trasferita ad Amsterdam. Lì io ho passato i 6 mesi più bui della mia vita, che non ho condiviso mai con nessuno, che non condividerò perché comunque è una cosa molto privata e personale, però lì è iniziato inoltre anche il mio disturbo, cioè il mio disturbo è cominciato a declinarsi da anoressia a bulimia e vomito, meningiti, insomma. E poi sono tornata a dicembre, i miei genitori mi hanno vista, hanno detto tu non torni più su. Allora mi sono dovuta disiscrivere e da gennaio a maggio del 2013 non facevo niente. Io passavo le mie giornate sul divano, avevo lasciato l'università, l'avrei ricominciata a settembre dell'anno dopo, quindi non avevo niente da fare, le mie giornate erano vuote, cosa che se ci penso adesso e voi sapete cosa faccio tutto il giorno, tutti i giorni, super attiva, cioè è pazzesco proprio ricordarmi. Assolutamente. E poi a maggio ho cercato di capire, mi si è accesa la lampadina del fatto che forse potevo mangiare e avere il fisico che pensavo di voler avere entrando in palestra, e da lì è iniziato il mio percorso di guarigione con la palestra, con un percorso psicologico, perché a me la palestra, si dice che a me la palestra ha salvato, ragazzi, non è vero, lo sapete, la palestra non mi ha salvato, è stato il supporto psicologico che ho ricevuto, l'aiuto di una psicologa, il percorso che ho fatto, l'aiuto dei miei amici, del mio ragazzo, del mio fidanzato. No, grazie ai social. No, grazie. Allora, a dire delle testate giornalistiche, sono uscite grazie ai social, sono uscite grazie alla palestra, quindi questo. Grazie per questo, perché ogni volta no. E adesso sono qui a raccontarlo, poi ho deciso io di condividere il mio percorso sui social, perché non lo so, perché a me è scattata la lampadina grazie a delle foto che ho visto, delle cose che hanno fatto poi 1 + 1 = 2, allora ho capito. Poi sono stata io che ho voluto portare avanti tutto questo, però ho voluto condividere questo mio percorso per cercare di essere quella lampadina per qualcuno, per altre persone. Quell'uno che fa più uno. Esatto, che poi spesso io adesso sono appena tornata dalla fiera del fitness a Rimini e ho incontrato tantissime persone, tutti mi dicevano è grazie a te, io rispondevo no, è grazie a te, più che altro insieme, cioè io ti ho dato quell'input e poi se sei adesso guarita è tutto grazie a te. Quindi, come ti vedevi, ecco, all'epoca del momento buio, insomma, lo percepivi come buio in quel momento? In realtà quel momento per me era il momento più felice, perché, cioè, io volevo
essere così. Volevo scomparire e anzi mi dava soddisfazione vedermi sempre di più le ossa, vedermi sempre più magra, vedere i numeri sulla bilancia scendere, e quei numeri sulla bilancia condizionavano la mia giornata. Cioè, se non era sceso, cioè, magari per me non era una soddisfazione, anzi mi sentivo delusa, e magari questo poi condizionava non solo il mio umore ma anche il mio comportamento verso il cibo durante il giorno. Quindi avrei ristretto di più, che poi sarei caduta nella buffata, quindi avrò montato anche di più. E invece se vedevo quel numero scendere, allora brava, sei in controllo. Cioè, quindi ora sì, era un periodo tetro, cioè proprio buio, però lì per lì ero felice. Sì. E mi vedevo in realtà non mi sono mai vista magra. Anzi, io adesso guardo quelle foto e adesso rimango basita della forma fisica che avevo raggiunto. Ma io non mi sono mai vista così e avevo bisogno di cose che me lo dimostrassero, quindi appunto il peso sulla bilancia, il fatto che i pantaloni mi stavano sempre più larghi, lo dovevo comprare sempre di più stretti. E quindi qualcosa di tangibile, cioè io lì per lì non mi sono mai vista com'ero. Le tue amiche cosa ti dicevano? Perché poi parlavano anche della famiglia, dei genitori. Allora, le amiche la tua vita potevi confrontarti di più come te, no? Purtroppo quando soffri questo problema, ho cambiato città, quindi le ho un po' perse. Però adesso ho delle amiche che mi seguono, che mi sopportano, che mi supportano, e adesso ho proprio un bel gruppo di amici, siamo una bella compagnia. E poi è bello perché adesso io vivo in un'altra città, ho cambiato città, studio a Piacenza, quindi queste persone sanno il mio passato, e il fatto che io l'abbia condiviso, che ne abbia parlato, mi rende anche molto più libera nel parlarne, ed è per me è una liberazione, perché prima, finché io non lo dicevo, io non lo ero. Cioè io ho conosciuto il mio ragazzo a maggio e io a settembre gli ho detto: guarda che io ho un disturbo alimentare, e cioè, era palese, cioè ero un grissino. Quindi mi fa, lui è toscano, ah davvero? me l'ero accorto. Però finché io non glielo dicevo, cioè finché io non gliel'avevo detto, nessuno lo sapeva. Quindi adesso per me parlarne, essere in libertà, è proprio, cioè, mi tranquillizza, sono felice. È stato importante invece la figura della psicologa, quindi un ruolo così. Ah, chiave, cioè io, per me, non me ne voglio, però per me andare dallo psicologo significava, cioè quando mi dicevano di andare da uno psicologo, dicevo no, io non sono matta. Però poi ho capito che non ci vanno i matti dagli psicologi, anzi, servirebbe uno psicologo a tutti. E per me è stato fondamentale. Io ho intrapreso un percorso che alla fine è durato un anno. Questo di cui parlava il dottor Mazzacurati, cioè come si è sviluppato, come si è svolto questa terapia, che poi hai detto è durata un anno, cioè ci vuole tempo, diciamolo, no? Nel senso che non è una cosa che uno dice prendo due pastiglie, trac, torno a mangiare, che prendere peso è anche la cosa poi più semplice, tutto il resto che ci va dietro, che è più complesso probabilmente. Diciamo che prendere peso nel modo giusto è difficile, perché io avevo iniziato con andando in un centro di disturbi alimentari dove per loro ero un numero, io ero un body mass index, un BMI sotto il 18, e quindi ero sottopeso, e quindi dovevo mangiare tot per portarlo sopra. Mangia la pasta, mangia quello, io non mangiavo niente, quindi cioè, anche anzi, mi dicevano mangia uno yogurtino. Allora io ho detto ok, la devo prendere tot chili, dicono mangia sto yogurtino, allora lo yogurtino mi fa ingrassare, quindi e ritornavo indietro, comunque. C'era una forma di controllo, però tu mangiassi un yogurtino? No, perché io non ero andata in cura proprio presso il centro, perché ero maggiorenne, quindi potevo dire no, resto a casa. Poi, quindi io ho abbandonato questo, con essere un numero, essere qualcosa di una cartellina, che poi, vabbè, comunque. E iniziando con la mia psicologa, che è un rapporto tête-à-tête, quindi proprio parlando con questa persona,
Io in realtà andavo lì e non avevo niente da dirle, cioè io entravo dicendo cosa ti dico oggi, boh, niente. Però quella situazione, quella stanza, quella persona che ti guarda, cioè che era lì per te, ti apri. Ti apri e incominci a parlare di tutto, e quello che entrando pensavi non aver niente da dire, incominci a parlare per un'ora, tanto che sì, dobbiamo andare, quindi. E si instaura proprio un rapporto di fiducia, però noi non abbiamo mai parlato di cibo, lei non mi ha mai detto quanto mangiare, non mi ha mai detto oggi devi mangiare questo, devi mangiare quello, lei proprio non me l'ha mai chiesto. Sì, se questo è continuo. E perché il colore, ho scelto quello sbagliato. E diciamo che lei ha capito quello che adesso io dico, che un disturbo alimentare è il risultato di una depressione. Quindi io ero depressa e lei ha curato quella parte di me, ha cercato di stimolare le mie passioni, di farmi innamorare di nuovo della vita, di farmi capire quello che volevo essere e quello che non volevo più essere, cercando di proprio allontanare il discorso del cibo, perché appunto quello è uno sfogo. E io lo dico sempre, io la mia depressione l'ho sfogata, l'ho manifestata con l'anoressia, ma c'è gente secondo me che la depressione la manifesta con l'alcolismo o sulle droghe, quindi sono tutte forme di estremismi, di dipendenze. Quindi lei ha lavorato molto su il curare la depressione, quindi curare la base, cioè perché appunto nel centro di disturbi alimentari, io non sto dicendo che non, il centro di disturbi alimentari sono io, per me non è stato il massimo, quindi io lo dico, l'esperienza. No, assolutamente, però per me non sono stati funzionali, però loro curavano la fine, cioè il cibo, l'aspetto fisico, ponendo sempre più attenzione su quello. Quindi cioè io andavo lì e mi veniva ripetuto mangia, cibo, peso, tot, pesi questo, BMI, calcoli di qua, di là. Invece lei ha proprio curato la base e curando la depressione, cercando di portarmi lontano da quello e farmi rinnamorare della vita, allora poi il cibo ha perso interesse, perché adesso io mi valuto in base alla persona che sono, a quello che faccio, alla mia personalità, e non in base a quello che mangio, a come appaio. Mi interessa fino a un certo punto. Se in alcuni giorni mi interessa un pochino di più, bilancio, cioè metto proprio, faccio una bilancia. Io adesso mi faccio delle terapie auto-psicanalisi che ora. Però faccio proprio, metto sulla bilancia, ah ok, mi vedo male, però cavolo, esco con i miei amici e mi diverto, voglio una pizza, me la mangio, sono libera. Quindi, cioè, quello proprio l'aspetto fisico, cioè, metti una felpa, ciao, chi se ne frega, tanto le persone non ti giudicano per quello, non ti giudicano per se hai la pancia, se hai o meno la pancia, se hai le gambe fini o le gambe tozze, no, non ne frega niente. Ed è quello che alla fine è difficile da capire, è difficile da imparare, e quello che ho capito è quello che ho imparato. Avete delle domande da fare a Silvia? Immagino di sì, perché siete qua numerose, dai, non posso lanciare più i nei qui. Sta in realtà stringendo, quindi voglio sentire una vostra voce, dai, qualcuno che faccia una domanda, che chiede qualcosa. Un po' di interesse ci sarà. Ragazze, non vi riconosco. Se fate così non vi riconosco. Cioè, voglio dire, magari nel blog di passare sì. Interazione quotidiana e poi qua. Vabbè, ci sta. Ci sta, però. Capito. Avrete una domanda, una curiosità? Dai, mi chiamo Giada. Giada, potrebbe parlare di come l'ha aiutata Luna, che è il suo gatto. E Luna è stata il mio sorriso, perché cioè io adesso mi sento mamma, perché Luna mi è arrivata che era grande così, mi stava su una mano, adesso è una bella gattina, insomma, gattona. Di due anni e mezzo, e abbiamo un rapporto molto stretto. Io vivo a Piacenza da sola, però ho un'inquilina da Luna, praticamente casa sua. E sì, i suoi peli sono ovunque, quindi però il fatto di prendersi cura di un animale, di
qualcosa, vedere che lei dipendeva da me, cioè il fatto che dipendeva dal fatto che io le davo il petto di pollo, come sapete, perché non prende altro, mi ha fatto sentire importante. E sentirmi importante per qualcuno, per qualcosa, anzi non importa, proprio vitale, perché cioè se io non le devo da mangiare, e ciao Luna, nel senso. E mi ha fatto sentire talmente importante che è quello che alla fine uno cerca di... Anche questo è stato un... Per, sì, sentirsi importante, sentirsi parte di qualcuno, di qualcosa. Quindi, così. Se dovessi dirci una frase, insomma, alle persone che hanno questo disturbo, comunque per affrontarlo, che frase, c'è una frase stimolante, positiva, ne hai una? Just breathe. E penso che voi la sappiate la mia frase è just breathe, cioè qualunque cosa vi stia attaccando, qualunque problema, ansia, preoccupazione, prendete il respiro e fuori. Cioè niente è tanto importante, davvero niente, se non la voglia di vivere, la voglia di sorridere. Mi dite come fai a sorridere sempre? Perché io ho toccato il fondo e quindi non c'è niente di più per cui io non posso sorridere dopo aver fatto quello. Quindi davvero prendi il respiro e sputa fuori tutto il male che ti viene, che ti senti dentro. E credimi, può sembrare una cavolata, però davvero ti senti piena, piena di energia positiva, perché è proprio il fatto di sputare via tutto il nero che hai dentro e inalare poi la luce. Bel messaggio, dottore. Silvia, a te la parola finale, insomma, si può uscire, quindi possiamo lanciare un messaggio davvero positivo con le persone giuste. E tu sei diventata poi veramente una testimonial incredibile, perché per la tua comunicatività, per la tua bellezza, per il tuo modo di porti, che veramente ha fatto sì che tu abbia un seguito pazzesco, e questo è un dono anche. Diciamo, io non sono nessuno di speciale, non mi è stato dato un superpotere, quindi se io ce l'ho fatta, chiunque cade in questo problema ce la può fare. Perché siamo tutti uguali e appunto non ho nessun superpotere, quindi anzi forse ce l'ho, allora ce l'avete anche voi, quindi forza. Tiriamolo fuori. Grazie a Silvia Fasciano, grazie al dottor Mazzacurati. Saremmo stati qui ancora molto, ma Silvia anche deve andare, ci ha già concesso molto del suo tempo, e quindi in bocca al lupo per il tuo futuro. Cosa ti aspetta? Cosa vorrei fare da grande, visto che sono la laurea ormai? Innanzitutto mi aspetto un esame martedì, statistica, quindi... Però sì, no, allora io sono al primo anno di magistrale, food marketing, quindi ho proprio trasformato, cioè, sì, esatto, cibo è diventato adesso il mio amore, e non lo so. Lavoro in azienda, però comunque nell'ambito dell'economia, cercare di mettere insieme economia e alimentazione, cibo, benessere. Il fidanzato c'è sempre. E il fidanzato rimane. Il fidanzato rimane. Perfetto. C'è spazio anche per me. C'è. Sì, grazie. Grazie Silvia, davvero in bocca al lupissimo per tutto. Grazie a voi per essere state con noi. Sono appena arrivata a casa. Sono le 8:30 e la mia voglia di cucinare o fare qualcosa è proprio pari a zero, non ho le forze, quindi ho ordinato una ottima pizza e me la godrò guardando Il Segreto. Ragazzi, è stata una giornata bellissima, ricca di cose, di eventi, sono stravolta ma sono soddisfatta, mi sento piena. Quindi grazie per chi mi ha incontrato stamattina a Rimini, grazie per chi mi ha donato un sorriso, grazie a tutti. Ho già fatto l'outro 10.000 volte, non so come avrò sistemato questo video, ma sono davvero davvero felice. Parma, è stato bellissimo incontrarvi, salutarvi, parlare con voi, fare questo incontro. È questo il motivo per cui io faccio queste cose, per cui ho deciso di condividere la mia storia su Instagram, sui social e tutto. Per fare questi incontri, per parlare con voi, per farvi capire che si può essere felici, si può sopravvivere, si può vincere questa battaglia. Grazie per tutti quelli che sono venuti. La pizza me la... Ha qualcosa fra i denti? No, è saliva.
la pizza me la porta Aziz. Aziz, muoviti! Ho fame! E per chi se lo stesse chiedendo, sono senza Luna. Luna è rimasta a Padova, quindi la rivedo mercoledì, giovedì, per tipo un giorno, perché poi vado al matrimonio. Mi manca Luna. Aziz! Sono uscita per strada ad aspettarlo, ma qui non si vede nessuno. Aziz! Aziz, dove sei? Aziz, che cazzo fai? Dove sei? Se svengo qui, arriva qui. Combo. Aziz, ma stai scherzando? Are you serious? Vi erano mancate le mie storie? È lui. Alza un braccio. No? Niente? Aziz, è arrivato! Finalmente, dopo tanto sudare, la mia pizza è arrivata, quindi buona cena. Io ceno in solitaria, senza Luna, con il segreto e ovviamente il solito casino intorno. Grazie a tutti, sono davvero davvero felice, quindi ciao ciao ciao! Finché tu e donna Camilla...